Buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di Recensioni Veloci. Questa sera parleremo delle prese intelligenti Wi-Fi della Neue. Bene, sono arrivate queste smart plug, appunto, delle prese intelligenti di sistema Wi-Fi compatibili con assistenti vocali di come Google Home e Alexa di Amazon. Hanno il controllo remoto anche tramite la loro app. Queste smart plug, come indicato anche qua, controllabili appunto tramite la loro app, controllabili tramite voice control e assistenti vocali, il collegamento Wi-Fi 2.4G e il sistema appunto di la possibilità di temporizzare il controllo di questi dispositivi. Vediamo come vengono presentati. Troviamo un manualetto di queste prese, lo troviamo appunto in inglese, multilingue, inglese. In tedesco e anche in italiano. Ecco qua. Qua avete appunto anche il QR per scaricare l'app, la Nuye Home, che dopo vedremo. Vediamo un po' come si presentano. All'interno non c'è altro. Ok, eccole qui. Le due prese molto molto compatte, molto piccole, rispetto, che ne so, ad altri dispositivi che trovate appunto in commercio o anche le stesse dell'Amazon, che comunque sono molto più grandi. I prezzi più o meno sono, tra l'altro, quelli, siamo intorno ai 30 euro per la coppia come altri dispositivi, e quindi siamo anche in linea con i costi. Molto piccola, molto compatta, questa non è male, perché anche un design, un color, non sono bianco, tendono al beige. Togliamo appunto qua, ecco qua la pellicola con un effetto satinato, la scritta appunto qua in bianco, molto molto carina, con il tasto sicuramente qua per la connessione. Molto interessante. Vediamo subito di vedere la app a loro dedicata. Eccola qui l'app dopo la scansione. Andiamo subito a scaricarla. Ed eccola qui, l'abbiamo scaricata, facciamola partire. Ovviamente chiede il consenso della notifica e il sistema che crea la connessione Bluetooth. Creiamo un profilo ed ecco qua, dopo aver fatto la registrazione, procediamo appunto a aggiungere il dispositivo. In questo caso, come potete vedere qua, vi dà un elenco di dispositivi della Neue, cioè delle luci intelligenti, delle strisce LED o eventualmente le spine, ed eccola qua. La luce lampeggia rapidamente, sì, io posso vederla, adesso l'ho attaccata una presa. Mi chiede appunto la connessione alla rete. Ed ecco qui, cerco di fare il pairing con la presa. Il pairing è andato. Qui in questo caso possiamo dare appunto un nome alla presa. Mettiamo luce, per esempio. In questa sezione possiamo ovviamente attivare o disattivare la nostra presa, che a quel punto avrà un LED bianco attivato. Qua abbiamo le impostazioni della app. Potete aggiungere dei dispositivi. E in questa sezione potete appunto programmare, come potete vedere, l'attivazione, la pianificazione attivazione e anche il tempo in cui volete che si accenda o si spenga, come potete vedere qua, una temporizzazione. Questo per quanto riguarda la sua app.
Per quanto riguarda appunto Alexa, possiamo aggiungere questo dispositivo, vediamo un po' appunto. Avete qua anche la skill appunto per le prese, la abilitiamo, dico le prese della Noie. Ecco qua, autorizziamo appunto Alexa a gestire tramite la skill la presa e siamo a posto. Eccolo qui, trovato appunto una presa che abbiamo visto prima. Come nuovo dispositivo, ecco qua. Ed ecco qui, quello che avevamo chiamato appunto luce. Eccolo qua, nuovo trovato. Molto interessante, è possibile anche creare attraverso Alexa una routine. Proviamo adesso appunto a attivare la presa, che come potete vedere abbiamo collegato appunto a una lampada, e vediamo un po'. Alexa, accendi luce. Ed ecco qua. Alexa, spegni luce. Estremamente veloce e immediato il consenso per l'accensione e lo spegnimento. Vediamo lo stesso con la app dedicata. Questa addirittura è ancora più veloce rispetto al comando vocale. Fantastico. Abbiamo selezionato un minuto il timer, vediamo appunto se la lampada si accende dopo il minuto indicato. Perfetto. Qua abbiamo anche l'icona che permette direttamente appunto anche di accendere e spegnere. Qua abbiamo le caratteristiche e la possibilità, appunto, il controllo del dispositivo che è supportato dall'assistente Alexa e da quello Google. Considerazioni finali per queste prese intelligenti della Noie, che dire, un'ottima valutazione considerando che il costo è più o meno appunto si aggira al quello di altri prodotti che trovate sempre su Amazon, la particolarità appunto che lo si possa gestire sia tramite la app dedicata sia tramite l'assistente vocale di Google o di Amazon, la possibilità di temporizzarlo sempre tramite l'app. L'unica particolarità è che lavora soltanto su Wi-Fi 2.4 e non su 5G, ma diciamo che comunque quella potrebbe non essere una cosa così grave. Una coppia da due intorno ai 30 euro. Molto semplici, molto pratiche e decisamente con un design molto compatto, quindi passano anche inosservate. Sicuramente un dispositivo utile e comodo a basso costo che vi consiglio. Alla prossima recensione di Recensione Veloci.